Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione del docufilm Il lavoro che vogliamo, realizzato dal regista Andrea Salvatore per TV 2000 e in occasione della 48ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici, che si è aperta proprio ieri a Cagliari. Ma adesso darei subito la parola al direttore di TV 2000. Direttore, al centro di questo docufilm ci sono i lavoratori, ma soprattutto le persone. E in questo ambito la televisione è uno strumento importante. Sì, questo docufilm è nato per cercare di fare una cosa che tutti rimproverano la televisione di non fare e poi magari pochi fanno, e anche purtroppo perché è anche un'autocritica che credo dovremmo fare come telespettatori. Spesso magari dichiariamo la televisione che vorremmo e poi guardiamo la televisione che dichiara. Darei la parola ad Andrea per dire due cose Grazie. anche lui sul lavoro che ha fatto, ma poi appunto parlano meglio di noi sicuramente le immagini. Sì, allora velocissimo perché parlano le immagini. Il titolo, Il lavoro che vogliamo, ci fa raccontare 8 esperienze di lavori che in una parola sono degni. Siamo andati da una famiglia di Taranto, li abbiamo seduti attorno a un tavolo, loro vivono vicino all'Ilva. E figlio 18 anni, 20 anni disoccupato, figlia che lavora con i migranti a 500 euro quando arrivano ogni tanto, e padre disoccupato, lavori neri fino all'età di 50 anni. A 50 anni ha trovato un lavoro da infermiere, 1000 euro al mese. Questa è la realtà che non è raccontata nelle 8 storie, però volevo solo segnalarvela perché c'è il lavoro che vogliamo e poi c'è anche il lavoro che non c'è. Se non sto bene in un posto, io sono uno di quelli lì che se non ci sta bene, dice di no subito della serie. No, perché sta male in un posto? Perché tu te sta male in un posto? Io sono fatto così. Grazie a tutti. Inviterei qui sul palco il presidente Bassetti con il vice direttore del TG1, Filippo Gaudenzi. Grazie. Intanto le volevo domandare, le è piaciuto il docufilm? Mi è piaciuto tantissimo perché si tratta proprio di un film, non di un documentario. Il documentario ti descrive delle situazioni di fronte alle quali potresti anche rimanere indifferenti. Il film entra dentro perché è un concentrato di vita, di arte, di pensiero, di riflessione. Grazie davvero al nostro artista, al nostro regista. Grazie Paolo. Grazie. Uno degli imprenditori diceva: noi non siamo santi, cioè noi facciamo gli imprenditori. Abbiamo solamente rovesciato un pochino la visuale, cioè prima facevamo una selezione, adesso non escludiamo. Era quell'imprenditore che aveva tanti ragazzi anche con difficoltà all'interno. Ma tutta questa gente, in realtà, è gente che io domanderei al direttore Ruffini dove l'avete trovata, perché nei telegiornali noi purtroppo parliamo di furbetti, del cartellino che timbrano e se ne vanno fuori. Parliamo di persone che invece diciamo di mettere a frutto i soldi dell'azienda se le rubano. Di gente che si fa corrompere o che corrompe. Cioè, sembra un po' una storia, invece questi stanno qui, sono fra noi, sono fra noi. Forse anche i telegiornali sono chiamati a quella conversione a cui il Papa ha richiamato la Chiesa. Noi dobbiamo fare una conversione pastorale, cioè veramente vedere le cose con un altro occhio, vedere le cose sul piano proprio, ecco, della persona, dell'uomo. Quindi una conversione pastorale come è necessaria per la Chiesa. Forse è necessario anche un po' per il telegiornale. Anche queste sono notizie vere quanto le altre,
non è che si ha notizie da meno, però riequilibrare un pochino le cose sarebbe una cosa meravigliosa. È vero cristiano, è vero uomo, chi sceglie sempre il meglio. Il meglio oggi è il lavoro che vogliamo. Allora, grazie al direttore Ruffini, al regista Salvatore, a SAT 2000, a Sua Eminenza il Cardinal Vassetti, presidente della CEI, che oggi è stato con noi. Grazie mille. Grazie mille.